Centro sportivo della Ternana sui terreni comunali di Villa Palma, questo ricorso del comitato Tuteliamo Colle dell'Oro, ha detto il sindaco Bandecchi, starebbe inducendo l'amministrazione comunale a ripensare la possibilità di vendere questi terreni. Io approfitto della presenza del sindaco di Terni Leonardo Ladini per chiedere com'è la situazione, è vero? State ripensando alla possibilità di vendere i terreni? C'è un'interlocuzione in corso? È solo prudenza? Come andrà a finire? C'è stato un refuso, ha detto sindaco Bandecchi anziché presidente. Sindaco Ladini. Ma prima. No, però al di là. Non è che te la volevo tirare, cioè. No, ma al di là. O a lui, non lo so. No, i progetti che la Ternana Calcio vuole fare sul territorio sono progetti importantissimi, questo sicuramente, è, come è stato dimostrato coi fatti, hanno avuto sempre l'attenzione dell'amministrazione comunale che ha portato avanti tutto quello che avrebbe dovuto portare avanti anche in tempi molto rapidi. Chiaro che un ricorso come questo merita un attimo di essere valutato dal punto di vista sicuramente amministrativo, tecnico e giuridico per capire quale conseguenze può avere. Questo semplicemente a tutela di tutte quante le parti interessate, perché cominciare dei percorsi, se poi ci possono essere degli inciampi, credo che non possa né far bene alla Ternana Calcio e quindi ai tifosi, ai cittadini, alla squadra, né tantomeno al comune. Questo non significa altro che la necessità di dover approfondire gli aspetti che sono conseguenti al ricorso stesso. Quindi ci vorrà un po' più di tempo, ma alla fine il centro sportivo si farà, insomma questa è la sensazione, anche perché mi sembra che le interlocuzioni ci sono, la possibilità di trovare una soluzione con questo comitato ci sono, la disponibilità dell'amministrazione comunale c'è, il presidente della Ternana ha detto comunque vada, lo faremo, quindi insomma vogliamo anche rassicurare un po' tutti i tifosi che ci sarà al massimo da aspettare un po'. Beh, a me piacerebbe, devo dire, avere un centro sportivo, perché lo ritengo un elemento fondamentale anche per quelle che possono essere le ambizioni di una squadra, come più volte ha detto il presidente Bandecchi. Quindi noi ci stiamo lavorando ormai da oltre un anno e speriamo di portare in porto, ovviamente nel rispetto di tutte quelle che sono le norme e le possibilità giuridiche, un percorso avviato e che abbiamo comunque seguito nei vari step. Grazie.